Qui abbiamo la Spire Switch 12, è una macchina 2 in 1, 12 pollici. La cerniera è una cerniera brevettata da Acer che si chiama Acer Snap Hinge. È una cerniera particolare, oltre a garantire moltissima stabilità al prodotto, permette alle porte USB che sono integrate nella base il trasferimento dei dati a 6 gigabit. Quindi di fatto annulla l'imbuto che si trova normalmente su 2 in 1 sulle connessioni che stanno sulla tastiera e quelle che poi effettivamente sono montate sulla macchina. Normalmente le connessioni sulla tastiera creano sempre un grosso ritardo di trasferimento dati alla macchina. In questo caso questo problema non c'è. È una macchina molto particolare perché monta un processore Core M, quindi ha un'autonomia veramente veramente molto importante, si parla di più di 10 ore su un 2 in 1. L'altra particolarità che distingue questa macchina da tutti gli altri 2 in 1 è che monta una fotocamera RealSense di Intel 3D. Allora, su un 2 in 1 ha un'importanza legata a determinati software che si stanno sviluppando in particolar modo in ambito medicale e che hanno la necessità di un dispositivo estremamente leggero da portare in giro, se pensiamo a un ospedale, e da utilizzare nel modo più maneggevole possibile. Il processore integrato in questa macchina è un Core M, un Core i5 della serie M, quindi processore prestazioni, sviluppa poco calore, nessuna necessità di ventola. La costruzione è in magnesio. È un processore che lavora molto freddo, quindi la macchina tende a lavorare veramente in modo molto freddo, non si sente mai calore sulla macchina, anche questa cosa non si evince in video, ma se foste qui lo sentireste. Posizionamento di questa macchina è sopra i 1000 euro, sono tutte macchine che vengono configurate o 4 o 8 giga e possono montare solo il processore Core i5M.